E ciao a tutti, io sono Darren e bentornati su Game Break. Siamo di nuovo su The Simple Life in Minecraft. Come vedete ho dei belli pantaloncini. Ho aggiornato il pacchetto e niente, ho risolto un paio di bug che c'erano. Infatti vi ricorderete che non mi segnava mai le bestie uccise nella missione Bloodthirsty e invece adesso sì. E quindi probabilmente quest'oggi la finiremo. Stiamo andando giù in miniera perché ho risolto anche un altro paio di altri bug, però tanto non si vedevano. Quindi sto andando giù in miniera perché ho trovato i diamanti. Yeee! Ho aspettato voi per prenderli perché tanto così faceva scena. Solo due. Tanto in realtà ne ho trovati degli altri. Ne ho trovati degli altri che prenderò off camera. Perché tanto per ora i diamanti, diciamo, non ci servono. Quello che andremo a fare oggi è cercare di aumentare la nostra mobilità. Va bene? E per fare questo ho bisogno di raggiungere quell'isoletta lassù. Sperare che mi vada bene. E bene. Cosa facciamo per raggiungere l'isoletta? Niente. La bruttissima e classicissima pila di cobblestone, né più né meno. Proseguiremo ovviamente con le missioni. La seconda cosa che mi garberebbe fare quest'oggi è trovare un sistema per trasportare grandi quantitativi di lava, quindi delle taniche. Siccome non voglio divergere troppo, non voglio staccarmi troppo da quello che mi consente di fare il book quest, il questbook, e quindi finché diciamo non mi ci porta il questbook, qui dovrebbe andare bene, io ho deciso che non lo farò da solo, anche se ovviamente quella è una blue slime gigantesca. Era, facile prima dire. Vabbè, arrivo in cima e ci troviamo tra pochino, che manca ancora un po'. Speriamo che abbia portato abbastanza roba. Direi che avevo portato abbastanza roba. Giusto il necessario. Quindi, no, non così, ma così. Perfetto, ok. E tra l'altro è pure notte. Adesso io ho bisogno di trovare la blue slime. Questo potrebbe andare bene? Mamma mia. Potrebbe andare bene anche questo. Vediamo, quello che io voglio fare in questo caso è... Sono i miei slime boots che li cerca soltanto, mi dice la missione, li accetta soltanto se sono blu. Ovviamente è notte perché giustamente... Ecco, ti pareva. Io mi sbaglio. Va bene. È notte. Questa qui la posso trasformare in blu. Poi me ne serve sicuramente un altro. Ci facciamo un bel crafting table. Ok, perché mi serve ovviamente il crafting table. E ci prepariamo a fare i nostri... carinissimi slime boots. Yeee, ho completato la quest. Vediamo subito che cosa ci dice oltre. Ci dà una ray loot bag già, ovviamente. Ah, e in questo, aggiornando il pack e sistemando quei bug, vedete che mi si è finalmente completata anche la shaded garden, che io ovviamente avevo già fatto. Mi dà una shaded garden che non so che farmene perché c'ho un pancale. Però ho capito praticamente, grazie a questa cosa qui, che posso fare tutte le missioni e non devo fare per forza l'arid garden per proseguire. Quindi probabilmente mano a mano che terrò in mano questa roba qui le completerò. Ma ovviamente non è che ve lo faccio vedere, cioè ce l'ho praticamente tutta sta roba. Ve la faccio vedere quando le claimo, quando le riscuoto il premio, ma non quando le faccio, perché diciamo che probabilmente ne farò una marea. E le slimeling, queste ce le andiamo a mettere immediatamente, ci evitano il danno da caduta, se non sapete quello che vuol dire. Adesso dopo ve lo faccio vedere in mantinente. Slime sling, eccolo qua. Mi servono due stringhe, tre slime ball e una cosa. Le stringhe non ce le ho, però mi prenderò un altro pochino di slime. Ma hai finito? Quanto ballonzoli. Mamma mia, no, davvero. Allora, slime sling. Prendo un altro paio di slime, tanto qui ci possiamo tornare quando ci pare. Un altro cubo di slime mi serve sicuramente. Perfetto. E questa la lasciamo qui e io adesso mi suiciderò. Così. Ah, oh, Dio che ansia. Whee! E non muoio più perché ho i fantastici stivaletti che mi permettono di rimbalzare. Ok, e poi tra l'altro è pure notte. Oh, oh. Mamma mia, no, no, no.
Morite, sciocchi. Ho pochissima armatura. Non certo quello che sarebbe necessario per sconfiggere tutta questa gente stando tranquilli e allegri. Là c'è un altro scheletro che mi ucciderà. Io provo a salvarmi la vita. Andiamo a dormire. O no, pure una strega. O no, pure... Ah, ah, i creeper in questo pacchetto non fanno danno, avete visto? Esplodono senza fare alcunché. Comunque io dovrei aver ucciso anche abbastanza ragnetti per farmi la slime sling. E ci vediamo appena ho finito di dormire. Olè, buongiorno. Eccoci qua. Dobbiamo fare la slime sling. Allora, la slime sling si fa semplicemente, mamma mia, son di dirlo, veramente diventerà uno scioglilingua di quelli popolarissimi. Abbiamo due string, ecco qua, la nostra slime sling. Ecco, bene, è arrivato anche il questbook e abbiamo preso la slime sling. In pratica ci serve per fare questa cosa qui. Così, spostarsi sarà molto più semplice. Ed ecco qui che arriviamo al nostro cantiere della mia casina che sarà. L'ho fatta così, tanto per vedere un pochettino, per giostrarmi un attimino e capire quali sono le dimensioni. Penso che il mio primo prototipo di casa sarà questo, dove farò un banchi di lavoro qui con l'attrezzatura. Guardo se c'è qualche cosa della DecoCraft per appendere gli attrezzi. E qui ci metterò tutti gli drawer per stoccare la roba in una maniera abbastanza embrionale. A tal proposito, ecco, con Shift posso atterrare prima, però mi faccio male se sono, prendo il danno da caduta. Allora, quindi abbiamo fatto questo, perfetto, e io direi di andare avanti con la storage solution, perché voglio vedere se questo ramo qui è un ramo che mi permette di raccogliere grandi quantità di liquidi che posso poi portarmi a giro. Io direi di disfarsi un attimino di questo sicuramente, le slime le mettiamo qui, le slime... stessa roba questa qui va qui, queste qui le mettiamo... Nella chest degli attrezzi, dove ci è finita temporaneamente anche la roba della botania, perché nonostante quello che ho detto nell'ultimo episodio la lascerò temporaneamente sospesa e toglierò anche quella pillola giù appena siamo off camera, però adesso mi porta via, diciamo, troppo tempo. Quindi due basic drawer, sicuramente vuole i basic drawer, quindi facciamo facciamo così, fammi 8 chest, 4, vabbè, 4 chest, 8 chest, perfetto. Poi storage drawers. Volevo fare quelli 2x2, perfetto, così mi ci vuole altra legna. Altra legna, perfetto, fatti e fatto. Giusto? Perfetto, quindi ne prenderò altri 2x2, perché 2x2? Perché ci va... più tipi di oggetti, non più oggetti. Su ogni uno di quelli grossi ci vanno 64 cumuli di oggetti, mentre in quelli piccini ce ne va 16 per ogni tipologia di oggetto che andiamo a mettere. Comunque sia, 16 stack di un materiale sono tanta roba, quindi nel senso, per la miscellanea, per le cose varie, diciamo che può anche andare bene. Quindi lasciamo perdere un attimo il controller, che lo potrei anche fare, sicuramente lo farò, se non in questo, nel prossimo episodio, perché ci permette di gestire, però mi serve il quarzo, quindi per ora niente, di gestire un inventario più grande in maniera più dinamica. La refined storage sicuramente sarà l'endgame del nostro coso, del nostro andamento. Dipping stick barrel, che cosa è questo barrel? Non lo conosco, fammi un po' vedere. Barrel, ok, barrel, ye hold tanks. Interessante. Un sacco di ferro, ma io, signore e signori, un sacco di ferro ce l'ho. Ah, intanto completo le missioni così. Iron backpack, perfetto. È una missione che non serviva a niente, non ci dà niente. Posso fare l'iron backpack. E tanto non lo uso il backpack, quindi è sempre lì pieno dall'inizio. Errore mio, ovviamente, per carità del signore, è utilissimo. Però diciamo che se non si è avvezzi, purtroppo l'abitudine è l'ultima a morire. Tanto facciamo questo drum, better than drums.
se lo dici te. E poi che cosa voleva? Voleva uno stecchettino. Uno stecchettino che dipping stick. Dipping stick. Come vedete adesso, dopo aver aggiornato e risolto quei bug del questbook, mi fa anche le cose meglio. Spero che non mi consumi il Barred, perché insomma costa caro. Costa parecchio caro. Ok, dippity dip dip. No, non so a cosa serve io. Barred solid drain from the bottom. Boh, vabbè, me ne dà un altro. Andiamo a controllare, tanto ci possiamo spostare rapidamente. Andiamo a controllare se ci posso, prendiamo un secchiello. Se non ce l'ho, ce l'ho già un secchiello di lava. Allora non andiamo a controllare, pezziamone uno qui e vediamo se posso buttarci dentro un secchio di lava. Sì, e c'entrano 55. 55, lo conserva? Lo conserva? Lo conserva, perfetto. Perfettissimo, perfettissimo. Quindi, signore e signori, vi annuncio che presto andremo nel Nether, perché io adesso farò così. Bim. Ah! E mi vado a schiantare negli alberi. Whee! Vado a prendere la lava, cioè praticamente vado a prosciugare tutto quel laghetto che sta laggiù, che sta qua giù. Vada là, vada là. Eh sì, diciamo che spostarsi è diventato decisamente più efficiente. E se la facessi finita un attimino di saltellare, prosciugo questo laghetto e poi cominciamo a pensare a dove mettere il nostro portale nel Nether. A tra poco. Benone, allora abbiamo portato qui il nostro barile pieno di lava, che ce n'era veramente una quantità atroce. Ce n'è rimasta ancora un sacco, non so se si riesce a vedere. Sì, si può vedere che ce n'è ancora assai. E adesso da questa lava dovrei fare dell'ossidiana senza voler usare i nostri diamanti. Quindi per fare questo andrò semplicemente a prendere la lava e inserirla nella nostra fornace. Come vedete la lava starà nella nostra fornace, ce ne sono 3 bucket. Per dire, adesso se io ci vado a mettere dell'acqua in questa maniera qui e vado a controllare, vedo che si sono mischiati per ottenere 3 di ossidiana. Io adesso faccio così e così e la nostra ossidiana colerà dentro queste basi. Ebbene, secondo voi cosa diventeranno? Ebbene sì, dei bei cubetti di ossidiana. Per fare il nostro portale ce ne vuole un po'. Ce ne vogliono un po', tipo 2x2, 4 più 6, 10. Quindi ci servono 10 cubetti di ossidiana. Se non sbaglio qui ci sono 3 e 1, fa 4, 5 e 6. 1, 2, 3 e 4. Vediamo un po' se non mi sono sbagliato a fare i conti. Vedete che si stanno mischiando. È rimasto un cubetto di acqua, quindi ce ne posso buttare un altro. Perfetto. E dopo questa cosa io avrò i miei 10 cubi di ossidiana senza aver utilizzato neanche un diamante. Ora la mia domanda è: io non posso minare il cobalto senza avere uno strumento adeguato. Pertanto, per dunque, io mi andrei a fare tinkering around il nostro refinement obsidian sharpening kit. Ok, per fare lo sharpening kit è molto semplice. Sharpening kit. Lo sharpening kit si fa con uno sharpening kit cast. Quindi io andrò sempre al mio solito tavolino. Penso di aver finito, se non sbaglio, i blank socket lì, i blank pattern. Quindi andiamo a prenderci della carta e degli stick, già ce li ho, quindi si fa così e così, perfetto. E andiamo a farci il nostro allegro kit per l'affilatura. Dopo io col mio kit per l'affilatura, che brutta cosa che ho fatto, col mio kit per l'affilatura lo andrò a fare come se... Dannato shift. Sì, sei bravo, sì, granzo. Allora, io ne andrò a fare uno. Tra l'altro questi non ci servono, sono di pietra, fanno veramente schifo. Ora, io se non sbaglio ho finito il mio aluminum brass qui dentro, quindi semplicemente ne andrò a smeltare dell'altro. Io qui sono a 7. Ce n'ho altri 2? Sì, preciso. Sì, perché ho preso l'aluminum brass in mano e adesso che mi... Quindi ho preso una flint, evviva! Ho preso... Oh no,
Vabbè, è andata così. Allora, quindi aluminum brass, ci facciamo lo sharpening kit, facciamo un altro po' di ossidiana, e con l'ossidiana lo mettiamo qui. Ecco qua, che raffredda, nel mentre mi prendo gli altri due. Questi sono i blocchetti che mi servirebbero, e prima di piazzarli per errore li metterò da una parte. E qui c'avevo lo spremi agrumi, eccolo qua. Bevo, ecco qua il nostro sharpening kit. Qui, per non sbagliarsi, prima ci si rimette l'ingot cast. Perfetterrimo. Non mi sono dimenticato di fare il farming. Sta crescendo il grano, appena sarà pronto. Mi mancano pochissime unità di grano. Probabilmente in questo episodio riusciamo a farlo. Andiamo a prendere il nostro piccone, quello di ferro, quello scrauso, e gli andiamo a dire niente, perché lui vuole che sia riparato, suppongo. Suppongo. Proviamo a ripararlo. No, non ne frega niente. Proviamo a combinarli così. Che strano. Obsidian compine guida flint. Ah, ok, scusa. sono un abbetto, scusate. E adesso questo piccone può minare fino alla ossidiana, quindi di conseguenza anche il cobalto, e quindi possiamo andare tranquillamente nel Nether, probabilmente nel prossimo episodio, e minare anche il cobalto, che neanche a dirlo sarà il nostro, insieme al Manulin, il nostro attrezzo finale, il nostro materiale finale per la nostra attrezzatura, almeno così vorrei. Adesso aspettiamo un secondino che abbia finito di fare del grano, a meno che non ci sia qualcos'altro da fare. Sì, potrei finire queste due missioni, vediamo un po' se si fa col tempo, ci si fa. Lui vuole semplicemente che io gli faccia un'ascia, e poi di conseguenza anche una mi dà la testa per l'ascia, poi vuole la pala, giusto per farmi sprecare, no? Giusto per farmi sprecare un po', ti pare, giusto per farmi sprecare un po' di materiale, un po' di ferro, perché questi attrezzi qui io ovviamente non ci vado a fare veramente niente. Però comunque la cosa ci richiede, Magical Moss, ci richiede di andare avanti e fare queste missioni, quindi noi abbiamo deciso, le facciamo tutte, e le facciamo tutte senza Bronze Sword Blade, tra l'altro, bellino. Unbreakable, Magical Moss, Ball of Moss, mi serviranno. Per fare il Magical Moss mi servono dei viticci che al momento non ho, però ho visto una giungla poco più là e potrei pensare di mettermi a farmare un pochetto di viticci, però probabilmente lo farò la prossima volta pure quello. Vediamo un po' quanta... no, non ho abbastanza grano. Ci rivediamo quando ho abbastanza grano per cominciare i lavori e forse finirli di questa farming. A tra poco. Sapete cosa mi sono ricordato? Mi sono ricordato che avevamo un villaggio vicino. E ho provveduto ad andare laggiù da quei simpatici villici a prender loro del grano. Grazie, villici. Ci manca soltanto la nostra cobblestone, che possiamo fare semplicemente in questa maniera qui, perché tutta le altre l'ho convertita, come avete visto, in kit per la filatura. Quindi vai Nina, vai Nora. E vai Nora, tutte le cose di cui necessita, e sta procedendo per andare a farci, a costruirci la nostra struttura per l'agricoltore. Poi vedremo a chi la faremo fare, probabilmente nel prossimo episodio. Vediamo che Nora si appresta a piazzare le sue cosette, e si è piantata lì dentro. Sei veramente... Ma ci rimane il buco qui, Nora? Nora? Dai, costruisci. Dove va? Mi stai prendendo in giro? Nora, hai tutte le cose che ti servono? Forse. Se non hai l'inventario pieno. Allora, ti leverò un po' di terriccio. Anch'io ho l'inventario pieno. Anche lei ha l'inventario pieno. E vabbè ragazzi, Nora finirà di costruire questa cosa, la vedremo la prossima volta, anche perché diciamo che è arrivato il momento di lasciarci. Intanto io ripiano questi buchi qui, che sono brutti, orribili, non si possono guardare. Sistemerò un po' tutte le cose, e spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, magari, se no anche no. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!